E adesso vorrei darvi per un saluto la parola a un nostro amico molto particolare, svizzero, medico, presidente della Società Internazionale per la Lotta contro il Cancro, ma anche militante comunista in Svizzera e animatore di un movimento, di una rivista con la quale siamo strettamente parenti, Franco Cavalli. Grazie Luciana, cari compagni, cari compagni, care amiche, cari amici. Io ho conosciuto Rossana proprio grazie a Luciana e a Valentino, e per diverso tempo verso Rossana ho avuto un certo timore reverenziale. Ecco, così come l'avevo avuto in alcune occasioni nel mondo scientifico, incontrando in qualche laboratorio dei ricercatori un po' faustiani in odore di premio Nobel, non mi era però mai capitato nell'ambito così culturale e politico, neanche andando a cena con Gorbaciov, che non mi aveva fatto nessuna impressione, mentre con Rossana invece, che aveva questa illuminazione carismatica negli occhi, questa presenza della grande storia, inizialmente l'avevo. Poi i nostri rapporti sono cambiati parecchio, sono diventati molto più affettuosi a seguito di fatti direi esistenziali. Il primo è già stato ricordato proprio adesso. Assieme a lei abbiamo accompagnato durante le ultime 48 ore Lucio, che è letteralmente morto nelle sue braccia, ma fino all'ultimo secondo hanno discusso del futuro della sinistra italiana. Qualche anno dopo poi, quando ho avuto quello che Luciana ha definito l'altro giorno il maledetto ictus, è venuta per riabilitazione in una clinica vicina dove io stavo di casa, era molto sola, per cui ci vedevamo molto spesso, spesso tardi anche nella notte, discutendo di tutto, dalla famiglia, degli amici, ma soprattutto naturalmente di politica, di filosofia, di sociologia, e partendo da una constatazione sulla quale tutti e due eravamo d'accordo e che lei molto spesso ripeteva, cioè che secondo lei e secondo me anche molti dei disastri della sinistra attuale sono dovuti al fatto che non si è mai avuto il coraggio di fare sino in fondo i conti con il disastro dell'89. Ma detto questo, spesso non eravamo del tutto d'accordo, perché lei, molto legata all'assioma marxiano che la libertà del singolo è la base per la libertà di tutti, mi criticava perché io non ero abbastanza severo, per esempio, verso i compagni cubani o verso i compagni venezuelani, o, tanto per fare un esempio, e far vedere che Rossana, anche se con amore ed empatia non faceva sconti a nessuno, quando era lì le avevo chiesto di farmi la postfazione di un mio libro nel quale tentavo di collegare politica e scienza, e lei mi disse sì sì te la faccio, però prima correggi alcuni capitoli e soprattutto mettici un po' più di femminismo, che non sei abbastanza, ecco. Quindi molto spesso mi è capitato in questi anni, quando facevo qualcosa, di pensare chissà cosa ne direbbe Rossana. Loris Campietti ha scritto due giorni fa che con la sua morte si è spenta la luce polare e non sappiamo più cosa direbbe. Io penso, cara Rossana, che finché vivrò continuerò a chiedermi, quando faccio qualcosa, cosa direbbe Rossana.